Oggi una recensione bellissima. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Sì, oggi una recensione bellissima perché oggi recensirò un prodotto per scrivere sulla stoffa, per disegnare sulla stoffa. Anzi, recensirò un prodotto per scrivere e un prodotto per disegnare sulla stoffa. Torna ad Arte per te la Pentel con i suoi prodotti fantastici e esattamente con i Fabric Fun e i marker per tessuti. Sono dei pastelli e delle penne per tessuto che io userò in combo. Non farò una recensione classica con i campioni perché su stoffa a me piace proprio vedere il risultato, quindi vi farò vedere come io adopero questi pastelli. Lo spostatevi con me sul piano da lavoro. Oggi quindi andremo a testare i Fabric Fun della Pentel e testeremo anche il marker, la penna appunto per tessuti, su di una fodera per borse. Questa è una vecchia fodera per borse in cotone. Faremo direttamente un disegno, quindi non farò le classiche prove a quadratini perché mi sembra del tutto inutile, ma mi piaceva farvi vedere come questi prodotti lavorano effettivamente. Cosa ci occorrerà poi? Il ferro da stiro e della carta forno per il fissaggio del colore. Adesso però andiamo a vedere come sono fatti e successivamente come funzionano. Allora, il marker è una penna, un pennarello dalla punta anche alquanto sottile, quindi dovrebbe essere maneggevole. Al momento in cui sto girando questo video, io non ho ancora girato nell'intro né la fine del video, quindi se mi vedrete entusiasta lì vuol dire che questi colori si sono comportati bene, se no avrete già capito come andrà a finire. Allora, i Fabric Fun si presentano così, come vedete li sto proprio aprendo con voi. Eccoli qua, sono 15 colori in questo formato, carinissimo, tondo, e vediamo se questo formato sarà funzionale a quello che dovremo fare. Come si usano? La stoffa non deve essere apprettata, quindi loro si usano come dei normali colori e fin quando non è passato sopra di loro il ferro da stiro il colore è removibile, quindi qualora facessimo un errore potremmo semplicemente lavare velocemente il panno e rimuovere l'errore e continuare a disegnare. Quindi una volta finito il nostro lavoro, semplicemente andremo a stirare con il ferro, con una carta a protezione, e il colore sarà fissato per sempre, resistente anche ai lavaggi. Cominciamo subito. Allora, vorrei fare una cosa molto colorata. All'interno della fodera della borsa ho messo un vassoio in modo che mi tenesse ben tesa la stoffa. Voi, se non avete dei supporti o dei cartoncini da mettere all'interno, fissatela con dello scotch o dei chiodini ad una tavola, insomma, ma rendete ben fisso il tutto. Allora, io comincio con un disegno circolare. Il colore è molto fedele a quello che si vede nel pastello e paradossalmente pensavo succedesse, invece no, non si consuma tanto facilmente. Di solito quando si usano questi colori subito vengono via. Ora io sto zitta, continuo con il mio lavoro e poi ne riparliamo alla fine. Ora, siccome sono curiosa come una scimmia, voglio subito provare il marker e vediamo un po' cosa succede. Ora sul colore non scrive perfettamente bene, mentre sulla stoffa libera dal colore scrive perfettamente, quindi sono io magari che lo sto utilizzando non al 100%, perché certo sul colore diventa
impermeabile la superficie. Dei nostri Fabric Fun, io direi che sono veramente belli. Allora, il colore è pieno a seconda di quanto lo spingiamo. Qui al centro sono stata molto molto forte nel passare il rosso sopra il giallo e lo ha coperto completamente, quindi sono anche coprenti se sovrapponete quelli più scuri a quelli più chiari. E come vedete sono anche carinissimi per dare appunto delle ombreggiature quando si vuole dare uno stacco tonale nello stesso colore. Quindi il colore può essere chiusissimo o lasciato un po' trasparente, come ho fatto per esempio sui toni del giallo. È come lavorare con i colori a cera, né più né meno, o con i pastelli a olio. La differenza è proprio poco, quindi se siete abituati ad avere dei pastellini tra le mani saprete sicuramente usare questi. Diciamo che è impossibile non saperli usare. Adesso andiamo a fare una carrellata veloce dei colori. Il numero 29 è il white, il numero 12 è yellow, il numero 2 yellow orange, il numero 6 ocra gialla, il numero 3 orange, metto qui, il numero 11 red, bellissimo, il numero 15 pink, un rosa terracotta, sì, il 21 un green però molto scuro, questo invece che un verde prato è chiamato yellow green del numero 17, questo è il blue green, un blu petrolio del numero 16, poi c'è il bruno van dyck che è il numero 9, poi c'è il blu cobalto che è il numero 23, poi c'è il 24 che è il blu di Prussia ed è questo, anche se lo vedete così scuro ha questo bellissimo tono di blu, poi c'è il grey che è il numero 26, fa anche rima, e poi c'è il 28 che è il black, il nero che non abbiamo usato perché per tratteggiare i contorni ho preferito usare il marker a pennarello, che è bellissimo, vi consente di fare delle cose di precisione fantastiche, seppur il pastello rimane con una punta un po' grossolana, il marker vi consente di correggerlo e quando il pastello comincia ad asciugare riesce anche a scriverci sopra, quando il pastello invece è un po' bagnato farà fatica perché slitterà su di esso, quindi io vi consiglio di usare prima il marker per fare tutte le forme e poi passare sopra con il pastello cercando di evitarne naturalmente le linee. Non sono difficili da usare, non sono affatto difficili, vedete ora che è asciutto posso ripassare con agevolezza e lui scrive immediatamente, prima slittava e aveva una patina cerosa che non gli permetteva di attecchire bene. Ora, cosa dirvi? Sono semplicissimi da usare. Io sono andata così, totalmente random, senza prepararmi nessuno schema, perché volevo assaggiare anche il divertimento della cosa. E sinceramente l'ho avuto, mi sono molto divertita. È divertente, è facile, è accattivante, nel senso che la cosa ti prende man mano che la fai, i colori non emettono nessun brutto odore, e questa è una cosa molto importante, solamente il marker profuma un po' di altro. Alcol, ma una cosa quasi impercettibile proprio perché sono doviziosa e vi sto dicendo tutto, semplicissimi da usare, ottima resa, il colore non spande, attenti quando poggiate il marker così, piano piano tende ad allargare se tergiversate troppissimo, ma se fate delle palline veloci come ho fatto io vedete che rimane tutto contenuto. Adesso
perché questo diventi definitivo, dobbiamo stirarlo. Vado. Perfetto. E voilà. Guardate che bello. Allora, dopo la stiratura i colori si attutiscono leggermente, quindi se li volete belli decisi andate ben bene a chiudere tutti i bianchi quando state disegnando. Direi che la stampa viene bella, viene quasi come una stampa appunto, non so se riuscite a vederla, i colori rimangono comunque vividi, perdono leggermente di... vabbè, certo, di lucentezza, perché prima c'è la patina cerosa che li compone e poi questa patina si asciuga e rimane solamente il colore della stessa texture del tessuto su cui lo poggiate, quindi sicuramente sarà più squillante su una seta e più opaco su un cotone. Proveremo anche questo. Ora proviamo a lavare in acqua calda. Sì, sarà 60 gradi e butto dentro. Bene, passo un po' in ammollo e poi vado di risciacquo. Ok, risciacquato, adesso asciugo. Come vedete non ha variato nella cromia, adesso vediamo l'asciutto come risulta. Ed ecco qui il nostro tessuto asciutto. Come vedete il disegno è rimasto tutto, forse si è abbassato leggermente di tono, ma devo dire che non ha stinto, la forma si è mantenuta, i colori direi che si sono fusi bene l'uno nell'altro. Vi faccio vedere per esempio questo blu che con notazione tutta un po' più sfumata ha assunto. Quindi si comportano proprio bene, sono proprio belli, mantengono, io li ho lavati in acqua calda, ho sfregato anche, naturalmente vi consiglio un lavaggio a mano, sicuramente, quello sì. Sono belli, sì, si asciugano velocemente, quindi facilissimi da usare. Belli, 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 mi sono divertita tantissimo, sia il marker di cui sono entusiasta, immaginate una fantasia tutta... scritta o tutta disegnata in bianco e nero, stupendo. E per uno di voi si apriranno le porte della fortuna, perché potrà ricevere questo kit a casa propria, lasciando uno o più commenti qua sotto, anche 100.000, ne vale veramente la pena. Ed per partecipare a questo giveaway basta appunto lasciare dei commenti sotto a questo video, magari dire la vostra su questo prodotto, su cosa ne pensate, come lo usereste, farmi qualche domanda a cui non risponderò adesso ma soltanto dopo la scadenza del giveaway, perché io sotto i video del giveaway non rispondo mai per non inficiare il sorteggio. Quindi basta lasciare dei commenti qua sotto ed essere iscritti ai miei canali. Bellissimi questi colori, adesso vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Questi colori per stoffa della Pentel sono veramente eccezionali, molto semplici, perché si usano come dei pastelli normali, quindi con un'agevolezza e con una praticità di mano che non è da tutti i colori per stoffa. Il fatto di pensarli così a mo' di gessetto secondo me è una cosa molto carina, innanzitutto perché la mano è più ferma e secondo poi perché è un formato a cui già siamo abituati, con cui già siamo abituati a lavorare. La bellezza poi su ogni cosa è la certificazione della penna, quella penna è interessantissima, vi lascio qua sotto il sito Pentel per andare a vedere i loro prodotti e potrete rendervi conto che effettivamente ci sono tantissime colorazioni e la versatilità di questo strumento, che è appunto da usare facile come una penna. Spero che questo video vi sia piaciuto, a me sinceramente mi vedete così gasata perché questi colori hanno aperto un mondo, li trovo veramente veramente carini. Nel momento in cui vi sto parlando ho già lavato il cuscino e posso assicurarvi che tutto regge, è tutto là.
come quando lo abbiamo disegnato insieme. Un colore facile, versatile, di una buona brillantezza e che ci possa far fare dei lavori sia di precisione che anche far lavorare i nostri bambini, perché no? Perché è un formato talmente agevole che è adattissimo anche ai più piccoli. Spero che questo video vi sia piaciuto. Per entrare in possesso di una confezione di questi colori basterà lasciare qua sotto quanti commenti volete ed essere iscritti ai miei tre canali, Arte per te, Due Cuori una K e Ombretta. Arte per te è questo canale, Due Cuori una K e Ombretta li trovate qui. Il regolamento del giveaway lo trovate qua sotto nel box informazioni e la scadenza la state vedendo in questo momento qua. Bene, allora io incrocio le dita per voi. Ci sarà un vincitore tra di voi che potrà provare questi colori per stoffa della Pentel, in modo che chi vincerà potrà anche fare la sua valutazione e lasciarla qua sotto magari tra i commenti, in modo da arricchire l'esperienza sul prodotto e dire la propria e confermare ciò che io dico o confutarla qualora non foste d'accordo. Ma io sono sicura che vi piaceranno. Questi colori della Pentel sono molto molto buoni, come tutti i prodotti della Pentel che vi ho già recensito e che vi metto qui tra le schede informative. Osservate i prodotti della Pentel perché è veramente una marca di qualità, e non lo dico perché la Pentel mi ha mandato gli oggetti che vi sto recensendo, perché non mi paga, quindi io non ho nessun vantaggio a dirvi che sono buoni o a non fare la recensione, non mi interessa proprio, ma ve lo dico perché mi piace consigliare le aziende che valgono, e la Pentel, da quello che ho potuto notare, è un'azienda molto molto seria. Bene, basta parlare. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, disegnatemi anche su stoffa un bel pollice in su e condividetelo sulle vostre pagine. Vi aspetto sempre su tutti i miei social, Facebook, Instagram, anche sul blog, e vi aspetto soprattutto sui miei due canali, Due Cuori una K e Ombretta. A me non rimane che ringraziarvi per essere sempre così tanti, così presenti, e noi ci rivediamo al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, ciao, arrivederci!